Oggi Gerusalemme è divisa come Berlino in due fette, tra arabi ed ebrei. Gli ebrei abitano la città nuova. Dice il Salmo 137: se io ti dimenticherò, Gerusalemme, che la mia destra mi dimentichi. Che la mia lingua si attacchi al palato se non mi ricordo di te, se io non faccio di Gerusalemme il principale oggetto della mia gioia. Tel Aviv ha ceduto nel 1949 il suo prestigio di capitale a Gerusalemme. Qui si è trasferito il Parlamento e il governo. Lo Stato di Israele è una repubblica democratica, espressione delle libere elezioni indette ogni 4 anni, un Parlamento composto da 120 deputati, scelti fra i candidati di 17 partiti. 7 dei 120 deputati sono arabi. Dopo l'ultima consultazione del 55, il Parlamento si trova così diviso. Sui 120 seggi, 46 sono attribuiti al Mapai laburista, 14 al movimento Erut nazionalista, 19 al Mapam socialista, il resto ai partiti minori. Al governo il partito Mapai, il partito religioso nazionale, il Mapam e i progressisti. All'opposizione il partito generale sionista, il movimento Erut, il partito ortodosso e i comunisti. Questa parata per le vie di New York avvenne nel 51. Fu un successo personale di Ben Gurion, acclamato come il fondatore dello Stato e il padre della patria. Nel 49 lo Stato di Israele era entrato a far parte dell'ONU. Significativa la visita che il primo ministro della Knesset rese in quell'occasione ad Albert Einstein. I due grandi vecchi si assomigliavano anche fisicamente. Ben Gurion, il più famoso uomo politico ebreo, Einstein, il più celebre degli scienziati.